piangerà, lo mondo indire come sta piandato, e quando scillo tutte le giorate, rivia che ti sente ricrià. Questo viene un paese fatturato, se lui ci vista non glielo puoi scorda, e il lui frastiro che ci ha capotato, ce ne vedrà su tardi pensà. Benvenuti, questa è la nostra scuola, la scuola primaria Bigio Vicentini. I versi che avete ascoltato sono della famosa poetessa a cui la scuola è intitolata Beatrice Vicentini Rinaldi, vissuta tra il 1856 e il 1942, e il cui palazzo è oggi sede dell'archivio storico comunale. Sono versi in vernacolo, cioè nel dialetto sammerlettese, che manifestano il suo amore per la città. Nella nostra scuola le docenti di italiano organizzano dei laboratori di lettura in cui svolgono attività di animazione e, attraverso letture ad alta voce e drammatizzazioni, guidano gli alunni nella scoperta del mondo della letteratura per l'infanzia e delle emozioni legate al racconto di diverse storie. In cui la corona della bicicletta era festante, un'epoca in cui il Giro d'Italia in bicicletta coronava i sogni, l'impegno, la fatica, incoronava dei re. Plesso opera la cooperativa A Piccoli Passi, che offre un servizio di dopo scuola rivolto agli alunni che frequentano dalla classe prima alla quinta. La cooperativa è presente dal lunedì al giovedì. Gli alunni vengono accolti durante il servizio di mensa e nel pomeriggio vengono aiutati nello svolgimento di compiti. Il nostro ISC aderisce ad EcoSchools, un programma europeo di educazione ambientale, il cui scopo è incoraggiare e riconoscere l'impegno della scuola a favore dell'ambiente. Tra le tematiche che affrontiamo ci sono i rifiuti e quindi il riciclo, il verde, l'acqua, l'energia, la mobilità sostenibile e tanto altro. Ogni anno agli ISC che hanno applicato e diffuso le buone pratiche a tutela del nostro pianeta viene assegnata come riconoscimento la bandiera verde e noi l'abbiamo ricevuta in ben 17. Questo è il nostro laboratorio informatica, ma sapete cosa contiene questo carrello? È un laboratorio mobile di informatica e qua dentro vengono ricaricati e stivati 25 notebook. Adesso lo porto in classe e distribuisco un PC ciascuno per realizzare una presentazione multimediale in PowerPoint. Questa che vi presentiamo è un'esercitazione al pianoforte. La canzone si intitola Note e suoni in libertà. Bellezza, armonia, no?
note musicali che sgorgano dal cuore e volano sugli strumenti per comunicare la gioia di stare insieme. La scuola Bice Piacentini, con il laboratorio musicale, culla i nostri sogni attraverso canti e danze ritmate.